Comunque, riguardo il discorso montagna, è un discorso da affrontare sotto più punti di vista, in questo senso abbiamo scritto questa risoluzione. Il nostro Appennino è parte attrice di un'economia per la quale ci dobbiamo chiedere i motivi del suo calo, della sua diminuzione, i motivi dello spopolamento. Mi stupisce che SEL, Sinistra, Ecologia e Libertà non parli di quelli che sono gli interventi pubblici che dovrebbero essere il cuore del mantenimento di una economia che per questioni morfologiche magari non ha la stessa facilità di sviluppo del resto o di altre parti della regione. Abbiamo assistito negli anni al depauperamento dei servizi, trasporti carenti, servizi sanitari svuotati, servizi assistenziali altrettanto diminuiti. Quando su un territorio montano poi si iniziano a chiudere anche i punti nascita, non ci stupiamo se poi la gente non nasce più in montagna, non cresce più in montagna, non vive più in montagna. Quindi benvenga le agevolazioni che riguardano i piccoli imprenditori del nostro Appennino, e noi abbiamo voluto dare un altro piccolo contributo aggiungendo anche tutti i giovani e tutte le imprese femminili che si vogliono adoperare ad esempio per il recupero di aree dismesse. Secondo noi ci sembra importante comunque citare anche queste categorie che vogliono far ripartire delle zone della nostra regione che sono state abbandonate per vari svariati motivi. L'altro argomento che ci premeva di inserire all'interno della nostra risoluzione è quello proprio delle aree interne. Siamo in fase di fusione di diversi comuni. Cito l'esempio della Valmarecchia, dove il Partito Democratico sta spingendo per una fusione a 10, fusione che molto probabilmente, quando verrà attuata, farà decadere i requisiti per la parte che riguarda l'Alta Valle, farà decadere i requisiti di area interna, quindi andranno a perdere quei contributi che oggi invece avrebbero, quei vantaggi che oggi avrebbero se si attuasse una fusione a 7. Questo è il nostro timore. Quindi benvengano le agevolazioni agli imprenditori, però allo stesso tempo bisogna far sì che il pubblico stia vicino ai cittadini e che attui tutte le infrastrutture, mantenga tutti i servizi necessari affinché i cittadini non vengano invogliati innanzitutto ad abitare altrove. Se si continua ad abitare in montagna, si continua anche ad attuare imprenditoria e ad aumentare l'occupazione sul nostro Appennino.